Oggi story time. Questo video voglio raccontarvi la storia di due ragazzi diversi, cui nomi rimarranno, cioè due ragazzi che io conosco personalmente, che sono totalmente diversi, ma hanno vissuto due storie che una vi dirà cosa dovete fare nella prossima relazione, se vi trovate adesso una relazione o volete, spero in futuro trovare una relazione, cosa dovete fare e cosa non dovete fare. Quindi i loro nomi in questa storia saranno Ugo e Bob. Ok, Ugo e Bob, entriamo subito nella storia, perché come ho detto è totalmente vera questa storia, è al 100% vera, non dirò nessuna cazzata, non ci saranno, come, di solito non vi dico cazzate, però voglio mettere la premessa che è totalmente reale questa storia, perché c'è un motivo per cui ve la racconto, che verrà poi, le motivazioni verranno dopo. Allora, questo Bob e Ugo, due ragazzi molto diversi. Allora, potremmo dire che Ugo, ragazzo molto più bello, molto più attraente, molto più anche conosciuto, certo status, conosce un sacco di gente, divertente, simpatico, carismatico. E c'è Bob, che è sicuramente messo bene, ma non ai livelli di Ugo. Ok? Infatti cosa succede? Che entrambi si trovano una ragazza. La ragazza di Ugo, potremmo dire, che effettivamente era più bella della ragazza di Bob, perché è giusto ammetterla questa cosa qua. E entrambe simili, questa ragazza è una, come ho detto, un pochino più carina, quella di Ugo, e la relazione inizia più o meno nello stesso periodo, non so se fosse o lo stesso, però so che entrambi si fidanzano più o meno nello stesso momento. E voglio dire una cosa, questo Ugo non era al livello della sua ragazza, ok? Non era, oppure la sua ragazza non era più bella di lui. Se dovessimo mettere su due livelli, vedremo che lui era due o tre livelli più alti della sua ragazza. Quindi lui era più bello, più affascinante. Potremmo dire quasi che lei non si meritava uno come lui. Quindi aveva tutti i motivi per essere ossessionato da lui, perché le ragazze puntano sempre all'opzione migliore, di conseguenza le era andata benissimo questa ragazza. Dall'altra parte, Bob, più o meno allo stesso livello, ok? Su certi aspetti messo meglio lui, su certi aspetti molto più bella lei, però era abbastanza stabile. Quello che succede è questo: la relazione va avanti un po' di tempo, non so di preciso, penso più di un anno per entrambi, anzi sicuramente più di un anno. Quello che accade è questo, che a un certo punto la ragazza di Ugo si inizia a stancare, inizia a perdere interesse e arriva al punto di lasciare Ugo. Ok? Nonostante sembri una follia agli occhi all'esterno. Perché? Perché Ugo è sempre stato effettivamente conosciuto da tutti, veramente attraente, un gran bel ragazzo, carismatico, conosce un casino di gente, come ho detto, divertente, cioè uno con cui puoi farci serata tranquillamente. Veramente quello che... cioè tante, io conosco un sacco di ragazze che veramente delle fighe atomiche che vorrebbero stare con Ugo, ok? Invece dall'altra parte c'è Bob, che non è al livello di Ugo, però la sua relazione è stabile al 100%, ok? Cioè proprio non c'è dubbio che quella relazione, non c'è dubbio alcuno che questa ragazza lasci Bob. Perché accade questa cosa? Nonostante, come ho detto, Ugo potremmo dire è al di sopra di Bob a livello di essere attraente. Cioè se dovessimo dire, guarda, questa persona è attraente in scatola 10, non solo a livello di bellezza, ma a livello anche di persona, è un 9, l'altro è un 7. Quindi perché succede questa cosa? Succede proprio per un motivo molto importante, il motivo per cui la tua ragazza ti farà le corna, per cui la tua ragazza ti lascerà, per cui la tua ragazza si stancherà di te. E in questo video ho raccontato questa storia per spiegarvi quello che dovete e non dovete fare. Se vi trovate in una relazione, se volete in futuro trovare una relazione, dovete stare attenti a questa trappola. Perché nel migliore dei casi la vostra ragazza vi lascia, nel peggiore dei casi la vostra ragazza vi fa le corna, nel peggiore ancora dei casi la vostra ragazza vi fa le corna e voi neanche non lo sapete e siete lo zimbello di tutti. E questa cosa succede, ok? Io fortunatamente questo Ugo qua, credo, perché non si ha certezza, però la ragazza non gli ha fatto le corna, ok? Però comunque gli ha spezzato il cuore. Ok, questa ragazza gli ha aspettato il cuore perché lui non se l'aspettava. Era una bellissima coppia, è andata tutta a puttane. Perché è andata a puttane? Non è successo per caso. Quando vedete una coppia che si lascia, non succede per caso. Non è un errore che la ragazza improvvisamente era ossessionata da questo ragazzo e si è stancata di lui. Succede perché la maggior parte degli uomini, dopo un po', quando entra in una relazione,
smettono di essere il tipo di uomini che erano all'inizio della relazione, ok? Quindi io vi chiedo di seguire bene questo video, perché lo farò più breve possibile, però voglio farvi capire, questo è l'errore che fanno l'80-90% degli uomini quando entrano in una relazione, ok? La maggior parte degli uomini fanno tante cose semplicemente perché vogliono avere una ragazza, ok? Quindi cosa fanno? Vanno in palestra, mettono a posto il loro fisico, lavorano su loro stessi, si danno degli obiettivi, magari lavorano a livello finanziario, magari si comprano la macchina perché pensano che saranno più... le ragazze li guarderanno meglio, sono quelli che vogliono stare sempre al centro d'attenzione, conoscono un sacco di gente, quindi fanno tante cose anche per attrarre le ragazze, non c'è nulla di male in questo. La realtà è che qua, appena arrivano al punto e dicono ok, ho avuto una ragazza, smettono di fare tutte queste cose qua. È un po' come se, immaginate voi che dovete volete vincere le Olimpiadi, va bene? Cazzo, vi ammazzate, volete vincere solamente una volta. Vi ammazzate, vi allenate, fate tutto ciò che è necessario, le vincete, ok? Se volete vincerne altre, allora continuerete a dare il massimo. La realtà è che se invece dite ok, ho fatto questo, io sono a posto, smetterete di allenarvi come prima, smetterete di dare il massimo, giusto? È normale questo. Purtroppo non può funzionare in questa maniera con le relazioni. Quando una ragazza si innamora di voi, quando una ragazza si innamorerà di voi, si innamora dell'uomo che voi siete. Per cui se tempo 3 mesi, tempo 6 mesi, 12 mesi, tempo 5 anni, voi smettete di essere quel tipo di uomo, lei si stancherà, lei perderà interesse in voi, ok? Perché è come se voi comprate una determinata cosa, comprate questo telecomando, lo comprate perché a voi piace questo tipo di telecomando, dopo un anno che ce l'avete, questo telecomando fa schifo, ok? Dite, cazzo, io non ho... senza che l'abbiate rovinato, fa schifo questo telecomando, non è più quello che avete preso. Voi avete comprato quel telecomando perché era quel tipo di telecomando lì, ok? Non essendo più quel tipo di telecomando, dite, cazzo, io non sono più soddisfatto, io non ho fatto questo acquisto per avere questa roba, io voglio un altro come era quel telecomando che era prima. Stessa cosa con le relazioni, la ragazza si mette con voi per l'uomo che voi siete. Quello che succede, che nella maggior parte delle relazioni succede, ed è il motivo per cui la vostra ragazza vi ha fatto le corna in passato, vi ha lasciato, ha perso interesse o succederà in futuro, e io spero che mettiate in pratica queste cose, capiate queste cose per evitare che questo succeda, è che la maggior parte degli uomini cambia. Cioè, magari si sono sempre allenati, hanno un fisico pazzesco, una ragazza li trova attraenti per questo, dico vabbè dai, posso andare in palestra, invece di 5 volte ci vado a 3. Invece di 3, vabbè dai, ci vado una volta ogni qualche settimana. Oppure, sì, un sacco di ragazze mi conoscono, vogliono stare con me, appena mi fidanzo non mi prendo cura più di me stesso, non mi prendo più cura del mio corpo, giro solo con la mia ragazza, non esco più con i miei amici. Oppure, sono sicuro che conoscete qualcuno che proprio rientra al 100% in questa descrizione, uno che è conosciuto da chiunque, uno che è sempre il centro dell'attenzione, uno che gira con un sacco di ragazzi, che tutti vogliono stare con lui, che tutte le ragazze vogliono stare con lui, si fidanza, questa ragazza è ossessionata da lui, però lui a un certo punto smette di uscire con gli amici, smette di essere quel tipo di uomo che era prima, e lei si stanca, ok? Appena lui si lascia, torna ad essere l'uomo che era prima. Quindi questa ragazza torna da lui, ma perché torna da lui? Perché ha visto che lui è tornato ad essere l'uomo che era. Il problema è che è un ciclo che si ripete, ok? Quindi quando voi vi metterete con una ragazza e fidanzerete, per far sì che non vi spezzi il cuore, per far sì che lei non vi lasci, dovete continuare ad essere l'uomo che eravate. Quindi continuare a lavorare sui vostri obiettivi, continuare a non metterla sul piedistallo, continuare a far sì che lei non sia la priorità. Le ragazze non vogliono essere la priorità, non vogliono essere il centro della vostra vita. Sì, sicuramente se glielo dite, guarda, se andate dalla ragazza e dite, guarda, se tu fossi la mia ragazza saresti il centro della mia vita, lei vi dirà, ah sì, sarebbe molto bello, ok? In realtà non è quello che vuole una ragazza, ok? Non, dovete sempre stare attenti a quello che una ragazza dice di volere, a quello che una ragazza effettivamente vuole, perché la maggior parte delle ragazze non sanno nemmeno loro quello che vogliono. Di conseguenza voi dovete essere consapevoli di cosa vuole una ragazza, ok? Scusate un attimo. Quindi volete evitare far sì che la ragazza dei vostri sogni, la ragazza con cui state assieme in questo momento vi lasci, continuate a darvi da fare, continuate a crescere, dovete sempre tornare all'idea che la ragazza vuole l'opzione migliore che può permettersi. Vuole un uomo che non la metta al centro della sua vita,
volo nuovo che abbia delle amicizie, volo nuovo di gallina, volo nuovo che abbia delle priorità, volo nuovo che abbia degli obiettivi, volo nuovo che si prende cura di se stesso, volo nuovo che le altre ragazze trovano attraente, ritengono attraente. Perché vi assicuro che se la vostra ragazza sapesse che voi piacete ad altre 100 ragazze, o magari è così, lei vi ritrova molto più attraenti, vi ritiene molto più attraenti, vi piace, piacete molto di più a lei. Ok? Quindi continuate a prendervi cura di voi stessi, non fate l'errore che fa la maggior parte degli uomini, l'errore che ha fatto Ugo, perché Ugo e Bob hanno fatto delle cose molto diverse. Ugo si è messo con questa ragazza, ha smesso di uscire così tanto con i suoi amici, ha smesso di essere quel tipo di persona divertente, carismatica, ha smesso di andare in palestra, ha smesso di... cosa ha smesso di fare? Ha smesso di essere quel leader che era prima. Prima era un leader nella sua relazione. Era lui che diceva stasera andiamo a fare questo e questo, era interessante, viveva delle avventure, hanno smesso di vivere quelle avventure. Le ragazze sono esseri emotivi, vogliono provare emozioni, lui ha smesso di farle provare queste emozioni. Dall'altra parte invece c'è Bob, Bob ha continuato a lavorare sul suo fisico, Bob ha continuato a lavorare sui suoi obiettivi, Bob ha continuato a lavorare sulla sua carriera, ha migliorato la sua carriera, guadagna molto di più. Ma perché? Perché ha messo al centro, ha messo come priorità se stesso e la sua ragazza è ossessionata da Bob. Okay. La sua ragazza non lascerebbe mai Bob e lo dico perché lo so al 100%, perché la vedo costantemente questa relazione che hanno. Quindi se volete arrivare al punto che è Bob, dovete fare quello che fa Bob, dovete continuare a lavorare su voi stessi. Questo Bob è estremamente mascolino, io lo vedo nella sua relazione, è lui che guida la reazione. Cioè non proprio lo vedo e... si vede proprio che lei è ossessionata, ma perché lui ha il totale controllo, è lui che prende le decisioni, è lui che è il leader della reazione. Invece guardavo nell'altra parte, vedevo Ugo, perché avevo opportunità di vederli insieme, e vedevo che questo Ugo proprio era quasi la ragazza che gestiva la reazione. E non è quello che una ragazza vuole, quindi smettete di comportarvi come Ugo, comportatevi come Bob, smettete di sedervi, perché la maggior parte di voi, come ho detto, dice cazzo mi faccio il culo, voglio una ragazza, appena trovate una ragazza vi sedete, dice no, sono a posto. È vero, potete tranquillizzarvi un po', ma non troppo, continuate ad essere l'uomo che siete, continuate ad essere l'uomo di cui lei si è innamorata. Io vi auguro tante belle cose, passate una bella giornata, mi raccomando, perché questo video sì, ho messo il titolo come non farsi fare le corna, ma è veramente, questa è l'unica cosa che vi farà sì che la vostra ragazza vi lasci o che perda interesse con voi, e io ve lo assicuro, potete avere due tipi di relazioni, perché se magari la ragazza non vi lascia, ma comunque sta con voi, ci sono due tipi di relazioni, in cui lei sta con voi perché è abitudine, voi non avete idea di quante relazioni vanno avanti perché è un'abitudine, perché la ragazza non ha il coraggio di lasciare il ragazzo, ok? E la cosa brutta è quando una ragazza sta con voi perché è un'abitudine, vi farà le corna e voi neanche lo saprete. Ci sono due relazioni, come dicevo, una è questa qua, in cui la ragazza non ha più interesse nei vostri confronti, e la seconda in cui la ragazza è ossessionata da voi. E qualunque cosa voi le dite, lei lo fa. Lei ha bisogno di stare con voi. Vi assicuro che sono due cose totalmente diverse, vi assicuro che sono due cose, perché le ho vissute io in primis, ok? Le sto vivendo, e le ho viste, le vedo costantemente attorno a me. Purtroppo mi dispiace dirlo, ma ad oggi sono molto più le relazioni come quella di Ugo, a prescindere da quanto belli e interessanti voi siete, ok? Ugo, che ha iniziato una relazione, si è seduto, non era più l'uomo che era, infatti lei gli ha spezzato il cuore e non sta più con lui, nonostante lui fosse decisamente meglio di lei. Io vi auguro tante belle cose, passate una grandiosa giornata, state bene, ciao campioni!